Ciao a tutti da Mario Carbone e benvenuti in questa nuova lezione di Luma Ritiello. Di questo brano praticamente ho effettuato due trascrizioni, una partitura diciamo più elaborata e una più semplice. Il video già lo trovate insomma sul canale, quindi basta ricercarlo. Oggi vediamo però insomma quale faremo. Faremo prima quella semplice che quella insomma base. Quella elaborata è questa, eh. Ci fermiamo qui. Allora, vediamo un po' di studiare prima la parte quella semplice. Allora, la parte semplice è questa. Inizia in quinta posizione in chiusura. E così siamo in quinta posizione qui col quarto dito. Poi abbiamo un quarto dito, poi nuovamente due volte il quarto dito. Questo inizialmente è un po' difficile, diciamo, cioè perché inizia un po' complicata, ma solo la parte introduttiva è questa parte. Diciamo, per capirci, l'inizio del primo rigo, l'inizio del secondo rigo è effettivamente l'introduzione qui sotto il quarto rigo. L'unica difficoltà è questa, poi il resto è semplice. Però passiamo allo studio. Faccio vedere anche qualche esercizio se avete qualche difficoltà per ovviare, insomma, per studiarvi questo, per superare questa difficoltà. Abbiamo in chiusura il quarto dito una volta, poi due volte, poi tre cerchiato quattro. Quindi è questo una volta e ci fermiamo, poi vari e pensiamo tre cerchiato quattro sempre in chiusura. Quindi questo pam. Possiamo mettere un metronomo che ci fa, insomma, in modo che portiamo la pulsazione. È più semplice per voi capire a 60 il metronomo. E quindi sarà il quarto dito in una pulsazione, quindi nella seconda pulsazione mettiamo due volte il quarto dito, bari. Fate anche solo questo, bari, ancora questo, bari, che è la seconda pulsazione, quindi bari. Questo è un valzer, inutile che ve lo dico, tutto scritto, quindi parole quasi inutili. Quindi abbiamo un quarto dito all'inizio, vedete, solo una nota. E va in un movimento intero questo tan, poi queste due note in un movimento e pensiamo bari 4 4, quest'altre due note pensiamo nuovamente bari 3 cerchiate 4. Quindi ora ripetiamo da capo, facciamo un quarto dito in chiusura, poi ci fermiamo con calma, bari, poi facciamo 3 cerchiate 4 bari, possiamo fermarci, quindi una volta il quarto dito, poi bari. Poi tre cerchiato quattro, nuovamente bari, quindi fermiamo, bari, ancora bari, in modo che creiamo uno spazio tra, diciamo, un movimento e l'altro, abbiamo tempo di riflettere, quindi suoniamo solo il quarto dito in battere, poi due volte il quarto dito, quindi bari, devo uscire così, bari, e lo faccio, potete ripetere molte volte solo questo, bari, ancora questo, bari. Sempre questo, ancora bari, fatelo per 5 minuti, poi ritornate. Ok, bentornati, sapete fare questo ora. Dovete fare l'altro esercizio che è 3 cerchiato e 4. Sempre bari, in chiusura, sempre in quinta posizione, 3 cerchiato e 4. Quindi bari, ancora questo, bari, ancora questo, bari. Ripetiamo ancora questo, bari, quindi tre cerchiate e quattro, in un movimento solo, pensiamo bari, 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 chiaro questo, bari, ancora, bari, fate questo per 5 minuti, bari, ancora, ancora questo, ancora, benissimo, fermate il video e ripetetelo, ciò che vi ho chiesto di ripetere. La prima nota già la sapete fare, che in una pulsazione va un battito solo. Queste due note insieme, bari, e qua nuovamente bari. Chiaro? Qua poi possiamo pensare, le segno sopra. Quindi ripetete tanto tempo questo, poi ritornate. Bene.
magari tra qualche giorno. Bentornati, ora sapete fare la prima nota che è questa, le altre due note che sono queste, quindi bari, e le altre due che tre cerchiate e quattro in chiusura, così bari. Dobbiamo ora cercare di collegarle. Oltre a questo potreste fare un altro esercizio, scusate, ripetendo sempre il 4, così bari, cioè ogni pulsazione mettiamo sempre due note a ripetizione, sempre 4-4, come se ripetiamo questo secondo bari, vedete? Questo si non indica la nota, è una parola, quindi questo qua lo ripetiamo di seguito, poi ripetiamo nuovamente questo di seguito. Facciamo prima solo 4-4 di seguito e faremo questo. Bari, bari. Lo fate per 5 minuti. Fate poi 3 cerchiate e 4 nuovamente. Bari. A tempo 60, va bene? Se avete difficoltà a fare questo, insomma, conviene che vi fermate con questa lezione. Vi segnate i minuti in cui siete arrivati, la prossima volta riprendete di qua. Diciamo che avete ripetuto tanto questa, anche questo, bari, bari, e anche tante volte tre cerchiate e quattro in chiusura, così. Perché in molti, insomma, che fanno questo brano hanno proprio difficoltà qui all'inizio. Quindi vi consiglio di studiarla molto. Non è semplice per chi inizia, chi già suona è un'altra cosa. Diciamo che l'avete ripetuto, bentornati dopo magari una settimana. Ora sapete fare il quarto così, le altre due note, bari, e le altre due, bari. Chiaro, abbiamo una nota che dura una pulsazione, delle cromme, però non parliamo di figurazione musicale, perché insomma il sistema ha numeri. Quindi facciamo, ora cerchiamo di collegarli, facciamo il quarto dito, le altre due note con calma, e le altre due, bari. Cerchiamo di togliere quella pausa che ci sta in mezzo, quindi possiamo collegare la prima nota a queste due, cioè facciamo questo lavoro, dovreste fare questa nota, la collegate a queste due e ripetete, poi il tutto lo collegate alle altre due, cioè vi faccio io vedere come dovete fare. Fate questo, scusate, il quarto lo collegate agli altri due quattro, quindi si, bari, pensate, si, bari, e fate questo per 10 minuti, si, ancora questo, si, bari. Bene, l'avete fatto per 10 minuti. Aggiungete ora l'altro bari, 3 cerchiato 4, e sarà così. Si, bari, bari. Ancora questo, si, bari, bari. Chiaro? Ok. Quindi ripetete nuovamente questo qua, cercate insomma di collegarlo e fate così. Si, ancora questo, si, bari, bari, ancora, si, bari, bari. Ok, 60 è lento. Ovviamente voi aumentate il metronomo man mano 2 a 2 salendo la velocità, quindi man mano la velocizzate, farete ancora, si, ancora, ancora, ancora questo. Man mano la velocizzate, potete mettere il metronomo, insomma, è inutile che lo faccio ora a 2 a 2, se no la lezione è lunghissima. Diciamo che l'avete fatta a 2 a 2 velocizzandolo, quindi appunto abituandovi gradualmente alla velocità sarà ancora questo, ancora questo, ora è 120, 120, quindi è importante capirlo lento, poi in velocità non è un problema. Quindi che succede? Abbiamo capito questa prima battuta, andando avanti è semplice, abbiamo un 3 in chiusura che dura una pulsazione e 2 che dura due pulsazioni. E sarà così. Una pulsazione, due pulsazioni. Ancora questo, quindi aggiungeremo a ciò che abbiamo imparato già prima il 3 e il 2, quindi 3, il 3 una pulsazione in chiusura e il 2 due pulsazioni, così 1 e qua due pulsazioni, quindi ancora questo. Bene,
mettete in pausa e ripetetevi questo in chiusura. Il 3 che dura una pulsazione e il 2 che dura due pulsazioni. Fatelo per 5 minuti, poi ritornate. Bene. Bentornati. Ora colleghiamo il primo blocco al secondo blocco, quindi la prima battuta alla seconda battuta in questo caso. Quindi... inizialmente potreste incontrare difficoltà nel collegarla, in quanto vi fermate un po', ma non è un problema. Inizialmente fate questo. Ci pensate poi. Man mano cercate di ridurre quello spazio che insomma intercorre tra la prima battuta e la seconda, fin quando esce insomma in modo lineare, senza fermarvi, e sarà così alla fine, quindi. Chiaro, quindi ripetete tantissimo, man mano poi lo velocizzate un po' se volete, ma anche così lento va bene, quindi. Chiaro? Ora andiamo avanti. Diciamo che queste avete collegato queste due battute, le avete ripetute per una mezz'oretta. Andiamo avanti con queste altre due. Abbiamo in chiusura 4, 3, 4 che durano una pulsazione, poi il 3 in apertura e il 2 che dura in apertura due pulsazioni. Quindi in chiusura abbiamo questo. In chiusura 4, 3, 4, quindi... fate queste tre note per 5 minuti, ogni nota una pulsazione, 4, 3, 4, ancora questo, 4, 3, 4, bene, fatele per 5 minuti, bene, in apertura sono queste tre note, fermate il video, fatele queste tre note per 5 minuti, poi fate queste altre due per altri 5 minuti, il 3 in apertura, così, una pulsazione, il 2, due pulsazioni, così. Chiaro, ovviamente le due note successive dovete scendere di una posizione, col 3 e il 2, quindi abbiamo questo, non tengo più presente il metronomo, 4, 3, 4 in chiusura, poi scendo di una posizione, faccio 3, una pulsazione, il 2, due pulsazioni. Perché vi faccio scendere con una posizione? Alcuni potrebbero pensare, ma già sono qui, sono 4, 3. Sì, potreste fare questo se volete suonare sempre questa, diciamo, partitura semplice, come ho scritto anche sopra, questa semplice, però se vogliamo già aggiungere, diciamo, le terzine nelle altre partiture, dobbiamo, per forza, però è più comodo scendere, fare la terzina, altrimenti col 4-3 ci è un po' più scomodo, però insomma, vi consiglio di scendere, quindi, chiaro? Quindi fate questo, in chiusura quelle tre note, 4-3-4, in apertura scendete di una posizione, e suonate 3, una pulsazione, e il 2, due pulsazioni, così. Ripeto queste due note, una pulsazione, due pulsazioni, il 3, una pulsazione, il 2, due pulsazioni. Questo in apertura, il 3, una pulsazione, il 2, due pulsazioni. Fate questo per 5 minuti, solo queste due note, e poi ritornate. Bene, bentornati, ora colleghiamo con le tre note in chiusura, che sono queste tre. Scendiamo di una posizione, in P6, apriamo e suoniamo il 3 una pulsazione, il 2 due pulsazioni, quello che abbiamo fatto prima, quindi ripetiamo nuovamente, in chiusura, scendo di una posizione, apro il 3 una pulsazione, il 2 due pulsazioni. Ora cerco di collegarle, man mano voi le ripetete, eliminate quella pausa che ci sta in mezzo tra, cioè una velocità che mettete tra un blocco e l'altro, e sarà così. Aprite. Ancora questo. Chiudo. Apro. 3. Il 2, due pulsazioni. Chiudo. 4. 3. 4. Apro e sono. In buona sostanza, no, facciamo 4, 3, 4 in chiusura. Quando riapro e nuovamente lo stesso tasto cambia solo il dito, chiaro? Quindi chiudevo col 4 e scendendo mi troverò col 3 sullo stesso tasto di prima, quindi che era in chiusura così. Lo stesso tasto, cambia solo il dito, chiaro? Ancora questo. Scendo e apro. Bene, fate questo per 10 minuti, un quarto d'ora. Ecco qua.
quindi abbiamo ripetuto queste prime tre note, le metto in video così potete fermare il video e farvi solo questo primo blocco e quest'altro qua e poi legarlo, chiaro? Come studio non andate di fretta, andate con calma, insomma, studiate. Bene, avete messo in pausa, l'avete fatto, ora collegate tutto il video, che è questo, chiaro? Ok, e sarà così, sempre lento, quindi... due pulsazioni, ancora questo, quindi due pulsazioni su due, poi aprite col tre, due pulsazioni, chiaro? Tolgo le dita per farvi vedere il tasto, almeno non dovete fare questo, insomma, ancora questo, quindi chiaro, quindi l'inizio è si, bari, bari, due pulsazioni, apro, tre, il due, due pulsazioni, e ripetete questo per molto tempo, perché poi gira e rigira, è sempre la stessa cosa. Per questo mi sono soffermato alla prima parte, perché molti incontrano difficoltà su questa prima parte, e insomma voglio agevolare proprio questo lo studio. Quindi andando avanti, il secondo rigo si basa più o meno sulla, è la stessa ritmica del primo rigo, della prima battuta del primo rigo, vedete? Abbiamo un secondo dito in apertura, siamo in sesta posizione, e in apertura anche il secondo rigo, insieme alla battuta di prima, perché abbiamo aperto con 3-2 e qua abbiamo, siamo in apertura. Quindi col 2 cerchiato faremo solo questo, quindi il 2 in apertura, poi due volte il 2 cerchiato, così si, bari, chiaro? La stessa cosa che facevamo col 4 qui, lo facciamo col 2 cerchiato in apertura, quindi si, bari, ancora questo, si, bari, ancora questo, si, bari, ancora questo, si, bari, ancora questo, si, bari, chiaro? È semplicissimo. Poi dobbiamo aggiungere 4-2, è semplice se avete capito bene la prima battuta, altrimenti è difficile. Ancora questo, quindi si, bari, dobbiamo aggiungere 4 e 2 cerchiato, quindi potete farlo anche a blocchi pure qua, fate il 2, poi due volte 2 cerchiato, e poi 4-2 cerchiato. Quindi fate si, vi fermate, poi bari, due volte 2 cerchiato, bari, l'altro bari è 4-2 cerchiato. Cercate quindi di farlo, insomma, così a blocchi. Il 2, cerchiato. Nuovamente due volte 2 cerchiato. Poi 4-2 cerchiato. Fermate il video e memorizzate queste note. Il 2 cerchiato in apertura, una volta. Poi due volte veloce. Due volte veloce, 4-2 cerchiato. Che è il bari, chiaro? Quindi il 2 cerchiato, poi veloci. Veloci, 4-2 cerchiato. E fate il 2 cerchiato, vi fermate. Poi due volte 2 cerchiato. Veloci, 4-2 cerchiato. Anche se vi fermate, diciamo, non rispettate il tempo, non è un problema, però velocizzate la 2-2, quindi 2 cerchiato, poi 4-2 cerchiato. Fate questo per, diciamo, il tempo necessario per assimilarlo, chiaro? Bene, l'avete messo in pausa, bentornati, l'avete memorizzato, ora sarà semplice collegarli così, quindi... E cercate man mano di, insomma, possiamo mettere un metronomo così vi aiuta il tempo. 1, 2, 3, quindi prima di suonare potreste anche pensare solo si, bari, bari, si lungo, si, bari, bari, si, bari, bari, chiaro, quindi lo suonate, quindi si, ancora questo, questo, e lo velocizzate, insomma, ora è inutile, non seguo più il metronomo, ora fate ancora questo, lo cercate di velocizzarlo, chiaro? Allora, andando avanti, poi abbiamo il quinto dito, una pulsazione sempre in apertura, e il 2 cerchiato, due pulsazioni, che è questo, 5-2 cerchiato, semplicissimo.
Quindi collegate di nuovo questo blocco che avete imparato poco fa, che l'avete già memorizzato, al 5 e al 2 cerchiato che dura due pulsazioni. Così quindi. Il 2 cerchiato, due pulsazioni. Ancora questo, quindi. Quindi anche quest'altra, qua potete pensare bari, bari come sopra, come ho detto prima, quindi sì, bari, bari. Se non riuscite a fare questo, non andate avanti, prendetevi un po' di tempo. La difficoltà è solo qua, poi è tutto uguale, facilissima. Quindi fate solo questo, magari ritornate per un giorno, fate solo questo esercizio. Bene, diciamo che l'avete memorizzato, siete ritornati su questo video, proseguiamo con le altre tre note. Quindi le altre tre note riprendo dal secondo rigo, che è così ora, quindi si va una pulsazione, due pulsazioni. Ora abbiamo il 3 in apertura, salgo di una posizione, 2 cerchiato, poi il 3, quindi abbiamo 3, queste tre note, ancora ogni nota una pulsazione, quindi il 3 è sotto. Salgo di una posizione, 2 cerchiato e poi il 3. Siamo sotto col 3, salgo di una posizione, 2 cerchiato e poi il 3, cerchiando di legarli. Ancora questo. Ancora. Ancora questo, legatele. Ancora. E ripetetele tantissimo. Fermate il video e lo rifate. Queste tre note qua così. Chiaro? Fatele per una mezz'oretta. Bene, bentornati. Ora aggiungete a queste tre note il 3 in chiusura e il 2 che dura due pulsazioni. Praticamente la stessa cosa che avete fatto sopra, in apertura in sesta posizione, la fate in chiusura in quinta posizione. Le stesse dita, quindi lo stesso effetto. Avete il 3 in chiusura, una pulsazione, e il 2, due pulsazioni in chiusura, così. Ancora questo. Ripetete 5 minuti, mettete in pausa. Bene, ora collegate le tre note di poco fa, che erano queste, a questo. Ancora questo. Il 3 e poi il 2. Il 2, due pulsazioni. Fate questo, poi il 3 e il 2, due pulsazioni. Ripetetelo, insomma, questo qua per. Ripetete questo per una mezz'oretta. Bene, che sembra necessario per memorizzarla. Ora, attenzione a una cosa: vedete qui, se l'avete capito bene e non incontrate difficoltà, questo terzo dito potreste tenerlo premuto e invertire solo il mantice, senza ribatterlo qua. Vi faccio capire come. Potreste fare questo. Lo tengo premuto, vedete? Inverto il mantice solo e il 2. Se vi è semplice questo, lo faccio a rallentatore. 3, 2 cerchiato. Questo è l'ultimo 3, lo tengo premuto, fatelo così lento. Sempre premuto, poi invertite il mantice, il 3, una pulsazione e il 2, due pulsazioni. Fermatevi magari con calma così, capendo prima. Insomma, cosa fare e poi lo mettete a tempo. Se ci riuscite, altrimenti diciamo, ripremete il tasto senza problemi. Così è. Chiaro è questo. Premuto sempre. Quindi questo tasto alla fine rimane premuto. Faccio così, metto un segno fosforescente giusto per farvi capire se ci riuscite, se no non lo fate. Questo va bene? Ok, bene, fatto questo potete anche legare tutto questo rigo e farlo così, quindi una pulsazione, due pulsazioni, quello che abbiamo fatto poco fa, chiudo, ancora questo, una pulsazione, due e ripetete questo rigo, il secondo rigo, e poi collegate il primo al secondo, chiaro? Collegando il primo al secondo lo facciamo insieme, ecco così, quindi. Due pulsazioni,
potete velocizzare. Vi sconsiglio comunque di farlo subito veloce, quindi, perché alla fine non andrete a tempo. Fate magari le crome, queste due note veloci, molto veloci, quindi senza tempo non ha senso farle, quindi meglio farle a velocità lenta ma precise. Allora, siamo soffermati molto su questi due righi, perché avete già capito, per chi segue, mi segue, insomma, perché quest'altro rigo è uguale a questo rigo qui sopra, non cambia nulla. Quindi, il terzo rigo non cambia nulla, tranne che, insomma, vabbè, poi vediamo dopo, che all'inizio si mettono direttamente i bassi, qua la prima battuta non ci sono i bassi, però stiamo vedendo solo la mano destra, è uguale, chiaro? Andando avanti qui è ancora uguale, il quarto rigo è ancora uguale a quello di sopra, cambia solo pochissimo, quindi il terzo rigo, quindi vabbè, facciamo finta che riprendiamo da capo, no, riprendiamo da capo, non finta, quindi... secondo rigo, fino al 5, quindi notate, fino al 5, questo è il quinto, vedete, il secondo rigo fino al quinto, è uguale qua fino al quinto, uguale, quindi fino al quinto farete questo, al quarto rigo, dovete solo aggiungere praticamente la scala, la classica scala che ormai conoscete a memoria, questa è semplicissima, 5, 4, 2 cerchiato, 3, salite di una posizione, quindi basta allargare il secondo dito, 2 cerchiato, 3, 2 a chiudere, e questo. Fatela una mezz'oretta. Questo. Ecco qua la scala, semplicissima. Ecco qua, ve la fate un'oretta. O mezz'ora, va bene? Quindi ripetendo, bentornati, avete fatto questa scala, la collegate a quelle poche note uguali che al secondo rigo, e così, quindi è la scala ora, il 2 in chiusura, 3 pulsazioni, quindi è questo, il 5 diciamo fa parte già della scala, anche se uguale al secondo rigo. Questo, mettiamo un metronomo, è lento, quindi più veloce così. Chiaro? Lo ripetete tantissimo e poi vi collegate tutte e quattro i righi. Quindi fatelo lento a 60, che se potrebbe risultare noioso, lo so, ci si annoia a fare le cose lente, però escono più precisi. Chiaro? Poi, beh, diciamo che avete fatto questo, ritornate sul video dopo un po' di tempo e facciamo questo, diciamo, questa introduzione. Oggi abbiamo visto la parte A, quindi la parte A. Ora facciamo un'introduzione alla parte B, che è questa, in chiusura. Praticamente sopra abbiamo fatto, vedete, queste note qui che erano diverse, quindi tam, ta, 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 praticamente uguale. Cambia solo che è la stessa nota ribattuta. Chiaro? Quindi è questo. Bari, bari. Basta che pensate, si, bari, bari. Ogni nota fate così, quindi ogni battuta. Si, bari, bari. Pensate solo a questo. Si, metto in video, quindi si, bari, bari. È sempre lo stesso tasto in chiusura. Sesta posizione così. Si, bari, bari. Mettiamo un metronomo, un po' più lento. Mettiamo 60.
ancora questo, si, bari, bari, ancora questo, si, bari, bari. Fatelo per un'oretta questo, man mano cercate di velocizzarlo, diciamo da 60 a salire, diciamo un 120 ora. Ancora questo, si, bari, bari, ancora questo, si, bari, bari, ancora questo. Ora siamo a 120, 112, però vabbè, voi lo fate da 60 fin quando ci riuscite. Se lo fate veloce, impreciso, è inutile ripeterlo. Quindi ciò che avete imparato finora, che è questo, va ripetuto due volte in chiusura, chiaro? Quindi sarà così, ascoltate. Quindi si, bari, bari, e vi fermate con calma. Lo fate un'altra volta, si, ripetetelo tanto così, velocizzandolo pure, vi fermate ogni volta così, quindi si, bari, bari, poi fermate, si, bari, bari, con calma, e lo ripetete, fatelo un po' così, poi cercheremo di collegarlo, quindi mettete in pausa e fatelo. Bene, ora cerchiamo di collegarlo e sarà così, quindi si, quindi attenzione che andremo a fare si, bari, si, lo scrivo velocemente ovviamente, scusatemi la calligrafia perché proprio al volo, scomodità e al volo, quindi è si, bari, bari, si, bari, bari, quindi fate questo si, bari, bari, si, bari, bari, fatelo per un'oretta, due. Così, quindi bari, bari, chiaro? In apertura col 2 cerchiato la stessa cosa ora. Si, bari, bari, e poi il 2. Quindi in chiusura l'avete capito, giusto? Facciamo questo in apertura, che è la stessa cosa. E si, bari, bari, e poi solo il 2 cerchiato lungo, chiaro? Quindi qua abbiamo si, bari, tutto in diretta e il si lunghissimo, e questo abbiamo, vedete? Abbiamo si, bari, bari, si, lunghissimo questo si, non si ferma mai, diciamo così, quindi è così in apertura col 2 cerchiato, si, bari, bari, si, quindi si, diciamo tre pulsazioni per ora, si, fate solo questo per un'oretta, poi ritornate sul video, magari ritornate sul video fra qualche giorno. Bene, ora collegate tutto il rigo. E tutto il rigo uscirà così a 60, molto lento, eh? Si, bari, bari, si, bari, bari. Sarà difficile subito collegare ora in apertura, però vi fermate. Si, lo ripetete tantissime volte e poi collegate subito dalla chiusura all'apertura così. Si, bari, bari, si, bari, bari, si, bari, bari, si. Difficile qui, vedete? Quando fate si, bari, bari, si, subito in apertura. Vi studiate solo questo, magari fate questo, eh? Si, chiaro? Fate solo questo, bari, si, bari, si. Fate solo questo blocco che vi cerchio ora. Vi studiate magari una mezz'oretta solo questo blocco, cerchiate. Due note in chiusura e quella in apertura. Vi due cerchiate in apertura così. Lo fate una mezz'oretta, poi collegate tutto il rigo, sarà così. Il tempo necessario può essere anche 5 minuti, eh? Dipende da voi. Quindi si, bari, bari, si, bari, bari, si, bari, bari, 2, 3. Lo collegate man mano, lo velocizzate e sarà così. Attenzione, ci sta scritto la seconda battuta di questo rigo, rit, è un ritardato, quindi vuol dire che dovete man mano, prima lo fate a tempo senza problemi, poi man mano cercate di ritardarlo così.
ovviamente lo fate quando l'avete imparato già veloce, tipo... come se si scarica la batteria del metronomo, per capirci più o meno. Questo è l'effetto che si ottiene qua. Chiaro? Beh, questo rigo va bene così. Per quanto riguarda i bassi... vabbè, i bassi no, ora ne parliamo alla fine. L'ultimo video farò un video per i bassi, altrimenti già iniziate a mettere i bassi e complicate solo le cose. I bassi vanno messi quando la mano destra esce non bene, benissimo, cioè riuscite a farla proprio che svolazza da solo sulla tastiera, va proprio sola sola. Quindi questa è la partitura, ripetetela tantissimo, non andate avanti se insomma le cose non le avete ben chiare, quindi il tutto chiaro? Quindi se volete altri video condividete questo video sui social, quindi creando più interesse per questo brano, va bene? Se ci sarà maggiore interesse farò anche il secondo video e il terzo video, cioè finiremo tutto il brano, chiaro? Se incontrate qualche difficoltà nei commenti mi scrivete un messaggio, non appena avrò un po' di tempo vi risponderò. Bene, per questa lezione è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione, ciao a tutti!